Benvenuti e ben ritrovati. Oggi parliamo di un centenario di una nascita, quella di Wolfgang Ildesheimer, scrittore e autore, nato ad Amburgo il 9 dicembre del 1916 e morto a Poschiavo il 21 agosto del 1991. È stato uno scrittore e un pittore tedesco di origine ebraica. La sua famiglia emigrò in Israele per motivi ovviamente razziali. È conosciuto soprattutto per i suoi drammi, che sono sia radiofonici che teatrali, ed è anche molto conosciuto per il ponderoso lavoro della biografia di Wolfgang Amadeus Mozart, che ovviamente, se leggerete, come ho letto io, vedrete che è abbastanza differente dal famoso film che incantò e suggestionò tanti ragazzi e persone di tutte le età, anche se Mozart effettivamente era quel personaggio goliardico e particolare. Il suo romanzo capolavoro è il Tinset, detto anche il romanzo dell'insonnia, ed è un romanzo forse uno dei più grandi capolavori della letteratura sperimentale dello scorso secolo. Se volete che vi faccia una recensione del Tinset, mettete un like o un commento sotto nel box dei commenti e quindi poi vi farò questa recensione di questo romanzo straordinario. A Poschiavo quest'anno, città svizzera dove lui è venuto a mancare e dove ha vissuto molti anni, ci saranno una serie di eventi per commemorare appunto la sua nascita, i suoi 100 anni. Lui fu apprendista falegname, come Giuseppe, in Palestina appunto quando emigrarono. Poi andò a studiare arti a Londra, dove oltretutto acquisì una perfetta padronanza della lingua, e questo poi fu usato nel 1946, quando ci fu il processo di Norimberga, e lui fu protocollista e traduttore simultaneo durante questo processo storico ai criminali nazisti. Il processo di Norimberga ha un'importanza capitale nella cultura contemporanea perché definì il concetto di crimine contro l'umanità, e fu anche straordinario perché diverse nazioni, invece di arrogarsi il diritto di processare ciascuno il proprio prigioniero, invece li misero tutti insieme per fare un processo delle nazioni contro qualcosa che doveva essere un monito per l'umanità. Mai tanto fu contemporaneo il concetto di crimini contro l'umanità come in questo periodo, che è insanguinato da una lotta terroristica. E quindi io vi chiedo anche di pensare all'idea di un ebreo che doveva tradurre simultaneamente i racconti del suo stesso sangue degli internati di Auschwitz, di Birkenau, di Dachau, e mantenere quella freddezza necessaria al lavoro dell'interprete, che richiede molta lucidità e freddezza, ed è stata un'esperienza sicuramente molto forte. La copertina del video, avrete visto un quadro, quello è un quadro di Ildesheimer che donò a mio padre era stato poi suo traduttore in lingua italiana e tradusse appunto il Tinset. In ordine di questo, mio padre faceva sistematicamente quella che lui chiamava i suoi viaggetti, che erano un po' per noi figli il momento in cui il gatto lasciava campo libero e i topolini ballavano. Ovviamente, certo, non eravamo così consapevoli di dove andasse e chi incontrasse, e tra questi tanti viaggetti andava spesso a trovare Ildesheimer nella sua casa di Poschiavo. Durante il video vedete una serie di fotografie appunto che sono scattate dal fotografo Sandro Bassi, amico fraterno di mio padre, in una di questi incontri, in cui Ildesheimer rilasciò un'intervista a mio padre. Se vi interessa la lettura di qualche articolo o dell'intervista praticamente introvabile ad Ildesheimer, sempre fatemelo sapere nei commenti e sarò felice di leggervela. In occasione di uno dei tanti viaggi appunto fatti per andare a trovare Ildesheimer, per parlare della traduzione, per intervistarlo, mio padre scrisse poi successivamente questa poesia, che quindi è il mio omaggio personale ad Ildesheimer, a quest'uomo che è
rappresentante di cultura in senso completo, non semplicemente uomo d'arte, ma anche uomo che ha fatto parte della storia e della società che hanno trasformato il nostro tempo. La poesia si intitola Da Hildesheimer. Fari nebbiosi, gocce sul tergicristallo, la sera promette un lungo dicembre, ma dentro fuoco di legna, libri, due facce amiche già ci regalano aprile. Quindi spero abbiate gradito questo video, cercate i libri di Hildesheimer, magari anche un'occasione di rivedersi il film di Mozart, l'Amadeus, magari di leggere questa bellissima biografia, e vi ringrazio per l'ascolto. Benvenuti se è la prima volta, iscrivetevi, sostenete il canale, se no come sempre ben ritrovati, è sempre un piacere parlarvi, condividete. E alla prossima, grazie e buona giornata. Ciao!